Essenza del Nichirismo è un'opera pubblicata da Emanuele Severino nel 1972 presso l'editrice Paideia di Brescia, circa 15 anni dopo l'uscita della struttura originaria, opera in cui il pensatore bresciano aveva posto le basi della sua ontologia. La seconda edizione di Essenza del Nichirismo, ampliata, è uscita nel 1982 per i tipi di Adelphi, in contemporanea all'edizione tedesca. Il testo è una raccolta di importanti saggi che testimoniano dell'evoluzione decisiva del pensiero severiniano nel corso degli anni Sessanta. Sviluppi che lo portarono, tra l'altro, ad essere condannato dal Sant'Uffizio e ad abbandonare l'insegnamento presso l'Università Cattolica di Milano. L'opera si apre con il denso articolo intitolato Ritornare a Parmenide, uscito nel 64 sulla rivista di Filosofia Neoscolastica. Articolo col quale Severino prende congedo dal creazionismo e dalla teologia cristiana. Severino esordisce con una perentoria affermazione di sapore heideggeriano, vale a dire che, ed iscrive, la storia della filosofia occidentale è la vicenda dell'alterazione e quindi della dimenticanza del senso dell'essere. Si tratta, scrive ancora Severino, di una comprensione inautentica dell'essere. Tale incomprensione, secondo Severino, ha tradito quanto i primi pensatori greci, i presocratici, avevano invece autenticamente scorto. Tuttavia Heidegger viene a sua volta sconfessato da Severino poiché a suo parere risulta infondata, soprattutto nel caso di Parmenide, la pretesa identificazione di essere e sola presenza, che Heidegger attribuisce all'intera filosofia occidentale, cioè la cosiddetta dimenticanza della differenza ontologica tra ente ed essere. Gli errori ontologici fondamentali, che nella prospettiva di Heidegger si concretizzano nell'attitudine a considerare l'essere come qualcosa di manipolabile, Iniziano semmai per Severino con l'interpretazione platonica ed aristotelica del discorso sull'essere di Parmenide, il quale affermava giustamente che l'essere è, mentre il nulla non è. Ovvero, scrive Severino, il positivo si oppone al negativo. Si tratta di ciò che Severino chiama l'incontraddittorietà dell'essere, ovvero il nostro sapere originario e immediato, che Parmenide ha colto. Questa identità tra essere e incontraddittorietà va tenuta assolutamente ferma per comprendere il pensiero di Severino, ed essa appare, nel suo discorso, assai più significativa della differenza ontologica heideggeriana tra ente ed essere, che non è in effetti molto chiara, essendo l'essere di Heidegger per definizione impalpabile e indefinito. Quindi, come esempio paradigmatico del reale oblio del senso dell'essere. Severino cita un passo fondamentale del deinterpretazione di Aristotele, in cui, per inserire l'essere nel tempo, si dice una cosa che a prima vista sembra ovvia, vale a dire che la necessità e innegabilità dell'essere si deve affermare fin quando esso è, mentre l'essere non è quando non è. Tuttavia, Severino fa qui l'osservazione fondamentale che sta alla base del suo pensiero, vale a dire che nel suo poema Parmenide aveva chiaramente affermato e dimostrato che non è consentito all'essere di non essere. L'opposizione tra essere e non essere, afferma perciò Severino, è assoluta. Tale opposizione, gli scrive, rifiuta che ci sia un tempo in cui l'essere non sia, un tempo in cui il positivo sia negativo. Quanto all'essere, insomma, sembra che per Severino non valga la clausola generale del Ceteris Paribus a parità di condizione che Aristotele aggiungeva alla sua formulazione del principio di non contraddizione. Diceva infatti Aristotele che non si possono attribuire ad un ente nelle medesime condizioni caratteristiche opposte. Questo tavolo non può essere contemporaneamente cioè bianco e verde, ma lo può essere in tempi diversi. Però argomenta Severino l'essere non può non essere, anche se variano le condizioni e il tempo. In caso contrario si abbandona l'incontraddittorietà dell'essere, si rende indifferente l'essere. Il principio di non contraddizione è perciò da formulare, dice implicitamente Severino, in termini assoluti. Il nulla può infatti essere predicato solo del nulla stesso, non di un ente, neanche quando si pretende che esso non sia più. Per cui, scrive Severino, la concezione classica dell'incontraddittorietà dell'essere è dunque contraddittoria. Cioè, la formulazione aristotelica del principio di non contraddizione è errata. D'altra parte, lo stesso Parmenide argomenta a cui Severino si era infine incamminato lungo la strada dell'errore poiché aveva rigettato nel non essere gli enti particolari che si manifestano. Questo tavolo, il mare, il colore rosso, eccetera. Li aveva definiti infatti puri nomi, poiché sembra mancare ad essi la stabilità eterna dell'essere. Le differenze tra gli enti particolari e le loro qualità diventano così non essere, che la doxa o opinione comune chiama, diceva Parmenide, con molti nomi. Si capisce allora perché Platone abbia voluto salvare i fenomeni distinguendo il non essere assoluto, che evidentemente non esiste, dal non essere relativo, che per Platone va ammesso, ed esso esprime appunto la differenza tra le cose, ognuna delle quali non è l'altra. Severino ammette che il parricidio commesso da Platone su Parmenide, come Platone stesso denomina nel sofista questa sua correzione dell'ontologia eleatica, è l'unico approfondimento, scrive Severino, del senso dell'essere compiuto dalla metafisica dopo Parmenide. Questo perché? Perché mette in gioco le differenze e la moltitudine degli enti che Parmenide aveva nullificato. Dirà infatti Severino, in un altro contributo contenuto in L'essenza del Nichilismo, che l'essere non è il puro essere, ma l'unione del puro essere e della determinazione. Ma è anche vero che con Platone l'essere perde la sua purezza e viene visto come simile all'ente mondano, fisico, che sembra perciò nascere e morire, cioè essere e poi non essere più. Tuttavia, se l'essere divenisse, lo dimostrava già Parmenide, non sarebbe, poiché l'essere non nasce e non muore, e non c'è quindi un tempo in cui l'essere non sia. Nella dimostrazione di Parmenide, ricordiamolo, ammettere la nascita o l'annichilimento di tutto l'essere significa, infatti, affermare che vi è un momento in cui tutto l'essere non c'è. Quindi significa affermare l'esistenza del nulla. La metafisica occidentale nata con Platone è dunque, per Severino, in realtà una fisica, poiché ammette il perire degli enti, come sembra appunto accadere per i fenomeni fisici, che ora ci sono e dopo non ci sono più. E l'ontologia, scrive Severino, diventa incapace di vedere l'essere e affida questo compito alla teologia razionale. Così sulla scia di Platone, che aveva dovuto porre accanto al mondo dei fenomeni, per giustificarli e sostenerli ontologicamente, un mondo di pure forme immutabili, di cui i fenomeni sono la copia imperfetta, sulla scia di Platone si diceva la teologia scolastica e quella neoscolastica scoprono un Dio immutabile partendo dunque da una concezione assurda e fisica dell'essere, che mescola essere e non essere. Occorre invece superare ogni presupposto naturalistico e riconquistare il vero senso dell'essere, accettando quella che Severino chiama l'irruzione delle differenze nell'area dell'essere. Quella che Severino coraggiosamente propone è dunque una nuova strada ontologica, che partendo dalle scoperte eleatiche tenga anche conto della incontrovertibile manifestazione delle differenze che Parmenide nullificava, senza però mescolarle a non essere, come fanno la metafisica e la teologia occidentali. Le differenze, se sono, sono a pieno titolo. Anche il divenire, cioè il sopraggiungere e il dileguarsi degli enti, è manifesto e dunque va accettato, ma senza tirare in ballo il nulla impossibile. Dirà più avanti Severino: l'esperienza non attesta l'annullamento dell'essere, ossia il suo divenire niente, o essere stato niente, nemmeno quando un'esplosione nucleare distrugge una città. né ciò che appare può essere visto come un mero fenomeno dietro il quale ci sia un essere vero e puro. Ora si rifletta bene che si tratta effettivamente di una posizione ontologica nuova, che a prima vista sembra un pluralismo eternizzante. Esistono tanti enti differenti, ma il loro essere non può mai nullificarsi. Ogni ente, questa penna, quel tavolo, io, un altro uomo, esistono eternamente. Un pluralismo senza divenire. Almeno senza il divenire così come inteso dal senso comune e da quasi tutti i filosofi. In relazione alle altre posizioni, quello di Parmenide era invece un monismo senza divenire, divenire che egli considerava tuttavia la stregua del senso comune. Dal canto suo, quello di Aristotele, Platone, dei medievali e dei moderni, è un monismo oppure un pluralismo con divenire, comunemente inteso. Qui sta quindi l'originalità radicale di Severino, che va ad occupare una casella ontologica mai prima occupata da altri, effettivamente, cioè l'unica disponibile delle quattro possibili. Monismo con divenire, pluralismo con divenire, monismo senza divenire e quindi quella nuova severiniana. Pluralismo senza divenire comunemente inteso. Anche se, commentiamo noi, il pluralismo severiniano può essere considerato anche un monismo surrettizio, quindi una forma di eleatismo rinnovata, in cui effettivamente ciò che si preserva è il tutto e non tutti. Perché, come vedremo, una vera individualità sembra non esserci in Severino, ma di ciò appunto parleremo in altra sede. In ritornare a Parmenide Severino prosegue dicendo esplicitamente che l'essere non è la totalità che è vuota delle determinazioni del molteplice, Parmenide, ma è la totalità delle differenze, al di fuori del quale non resta nulla. L'essere è l'intero del positivo. Tutto ciò che esiste è, quindi, oltre gli oggetti anche le fantasie, le attese, i desideri, eccetera. Ogni cosa, se è una cosa, scrive Severino, è eterna ed anche immutabile. Si aggiunge poi, parafrasando le dimostrazioni incontrovertibili già date da Parmenide, che aveva dimostrato che l'essere è unico, immodificabile, eterno. Si noti, all'atere, che questa dell'esistenza di ogni tipo di cosa, anche le fantasie, è una caratteristica posizione severiniana, la quale sembra essere una deduzione spontanea a partire dalla incontrovertibilità dell'essere. Non si può cioè negare l'esistenza di un'entità solo perché è fantastica. Se la raba fenice è stata evocata, come ogni ente, essa esisterà per sempre, in quanto entità fantastica è solo immaginata. Tuttavia anche qui un critico si potrebbe chiedere se questa ontologia non perda, per amore di coerenza, la capacità di distinguere i diversi gradi della realtà, di distinguere cioè tra fantasie, desideri e movimenti reali. Vale a dire che l'ontologia ha comunque bisogno di un impegno metafisico, un criterio che permetta di distinguere tra realtà vere, immaginarie o false. Ma come vedremo, Severino rifugge da tale impegno metafisico, in genere. In ogni caso, Severino continua dicendo che, sebbene l'esperienza comune sembri attestare il contrario, e cioè che gli enti non siano eterni, bisogna ascoltare l'episteme, parola greca usata da Platone che significa scienza, ovvero la voce superiore della filosofia, la quale è in grado di imporsi essa sola, per Severino. Scienza, fede e senso comune ne sono incapaci. La filosofia può imporsi perché incontraddittoria e quindi salda. Etimologicamente, episteme significa infatti ciò che sta sopra, dunque si impone. Il dire filosofico, dice Severino, è un mero dire, ma egli scrive un dire che ha valore, ossia è capace di togliere la propria negazione. Per cui l'autentica filosofia è custode della verità, di svelamento originario e assoluto dell'essere. Tutte le altre attività umane sono in questo senso eccentriche rispetto all'essere, dunque infondate, nota en passant Severino che sembra riproporre così un totale intellettualismo come quello che Aristotele rimproverava a Platone. Alla luce di tutte queste considerazioni è quindi fondamentale ben intendere il divenire, il quale, dice Severino, rispecchia l'essere e non lo incrementa. Se tutto l'essere è eterno, se ogni ente è eterno, vi è un cerchio immutabile dell'essere dove tutto, tutte le singole determinazioni sono già preservate, mentre il divenire ne è una manifestazione parziale e diacronica. Platone, con la sua dottrina delle forme pure, aveva intuito ciò. Ma secondo una deformazione appunto idealistica, che faceva delle idee degli esseri incontaminati e universali e considerava i fenomeni delle apparenze disperse e fragili. Ciò che appare è invece pienamente essere, sebbene non tutto l'essere appaia istantaneamente. Gli sviluppi teologici dell'idealismo emanatisti manatisti, con neoplatonismo o creazionisti, con la teologia scolastica hanno cercato di migliorarlo ma commettendo lo stesso errore dualistico in senso ontologico, mantenendo una realtà immateriale che forma o crea le realtà inferiori e periture. In realtà, per Severino non può esistere, per definizione, un essere inferiore o non necessario, poiché logicamente, e qui affiora il determinismo forte di Severino, necessità ed essere convertentur, si convertono l'una nell'altra. La dimostrazione tomista secondo cui se non vi fosse un essere necessario tutto sarebbe contingente e nulla alla fine esisterebbe è viziata dall'ipotesi che il nulla possa esistere. Ipotesi che fu avanzata inizialmente, dice Severino, da Melisso, che nei fatti è il primo negatore di Parmenide, poiché non si accontentò della icastica, decisa affermazione che l'essere è sempre, poiché originerebbe dall'impossibile nulla in caso contrario. Ma aggiunse un'ipotesi in più, quasi impercettibile ma assurda, e cioè che se il nulla esistesse, esso non potrebbe produrre alcunché. Il famoso ex nihilo Nihil creazionistico della tradizione teologica scolastica. La presenza della totalità dell'essere nega invece che il positivo non sia, l'essere c'è. Punto. Anche Bontadini, antico maestro di Severino, e alla cui critica è in fondo indirizzato questo contributo, sbaglia imitando Melisso. Egli infatti dice che il divenire è quell'essere che è limitato dal non essere, il che implicherebbe, secondo Bontadini, la necessaria esistenza di un essere non diveniente. Ma sia Melisso che Bontadini ammettono così l'esistenza del nulla, che è contraddittoria. E con ciò la presa di congedo di Severino dal creazionismo è compiuta. La parte finale dell'articolo, che in parte è stata aggiunta nell'edizione in volume, è dedicata, anche sintetizzando alcuni passaggi cruciali della struttura originaria, che era uscita nel 58, alla tecnica veritativa filosofica, la quale è calcata da Severino essenzialmente sull'elencos, la confutazione aristotelica utilizzata dallo Stagirita nella dimostrazione indiretta del principio di non contraddizione, nel famoso quarto libro della Metafisica. In cui si vede che il negatore del principio è costretto ad utilizzarlo per dare senso alle sue affermazioni, e quindi si contraddice e si confuta da sé. Per cui dice Severino, se ne deve anche dedurre che l'opposizione tra positivo e negativo è il fondamento di ogni dire, e l'elencos mostra che la negazione dell'opposizione si toglie da sola. Ciò vale, Severino dimostra facilmente, anche per chi affermasse che l'incontraddittorietà possa esserci in una regione limitata dell'essere, poiché. A parte l'arbitrarietà di tale differenziazione, ciò non può valere nei rapporti reciproci fra queste due ipotetiche regioni opposte, in quanto la regione contraddittoria C2 sarebbe opposta a quella incontraddittoria C1 per definizione, e allo stesso tempo non sarebbe opposta, perché per essa C2 non vale l'incontraddittorietà. Lo stesso vale per chi ribalti la cosa e dica che il non essere è essere o l'essere non è come in fondo faceva il sofista Gorgia. Si presuppone infatti qui quella differenza tra i due poli essere e non essere, che poi si vuole negare. Infine, con acutezza, Severino ammette che la negazione del positivo, ovvero il nulla, è un presupposto della stessa affermazione dell'essere. Non tanto nella formulazione l'essere è, quanto nella formulazione l'essere non è il nulla. Ma tale esistenza del nulla, si affretta a precisare Severino, è solo un significato, di cui si può dimostrare l'inconsistenza. Ma come tale, come significato, il nulla effettivamente esiste, benché non sia capace di autosostenersi realmente. Insomma, l'illogicità esiste, ma rimane tale. Contraddirsi, conclude Severino, non è un pensar nulla, ma un pensare il nulla. Si ribadisce poi ciò che viene lungamente dimostrato nella struttura originaria vale a dire l'identità del principio di identità e di quello di non contraddizione, l'immediatezza e originarietà di tale struttura, e quindi la dipendenza della discorsività dell'elencos da quella immediatezza. Infine, scrive Severino l'intero sviluppo del mediale è lo stesso incremento del contenuto dell'immediatezza. Cioè, e gli sembra qui affermare, che tutte le verità sono, kantianamente, analitiche a priori, secondo una prospettiva che appare ferreamente logicistica e deduttivista. Ed infatti qui vi è anche un interessante passaggio in cui Severino nega che la dimostrazione elenctica, quindi assoluta, del principio di non contraddizione, faccia parte della dialettica, come si dice invece nei topici aristotelici. Dialettica che qui Severino equipara alla doxa. Sappiamo invece che studiosi come Berti propongono per la dialettica aristotelica uno statuto mediano tra la doxa e la podittica e l'elenctica, cioè fra l'opinione e la dimostratività assoluta. Non si tratta di una questione secondaria, ma che, secondo me, attiene allo statuto stesso della filosofia, che in Severino è tale solo se sempre dimostrativa in senso assoluto, mentre in Aristotele la filosofia sembra seguire una metodologia mista, Poche volte apolittica o elenctica, spesso probabilista, c'è cioè una sorta di expertise collettiva da parte di dialoganti qualificati a risolvere aporie complesse, ma comunque certa e quindi non assimilabile alla doxa. Severino conclude affermando spinozianamente che la totalità dell'essere è Dio. La sua inesistenza è impossibile, dice Severino. D'altra parte, in un senso che Spinoza non aveva affermato, l'essere diveniente è trasceso da Dio. Nell'apparire, spiega Severino, l'essere è nel tempo. Ma tutto l'essere non è nel tempo e se ne sta al di fuori del tempo, già da sempre compiuto un'immanenza trascendenza che per un credente ha il sapore di un nuovo panteismo diverso da quello neoplatonico e da quello spinoziano o naturalistico. Nel neoplatonismo infatti gli enti emanati sono una forma degradata di essere, mentre nel monismo bruniano o spinoziano sono degli eventi transitori. Qui invece gli enti che appaiono nel tempo sono eterni e sembra di capire sono soltanto illuminati temporaneamente nel loro manifestarsi come se un faro passasse sulla totalità dell'essere, illuminandone di volta in volta delle porzioni, senza che gli enti guadagnino o perdano, per la presenza o l'assenza di questa luce, il loro essere. Il poscritto di Ritornare a Parmenide, secondo capitolo della prima parte di Essenza del Nichilismo, apparve originariamente nel 1965 sulla rivista di filosofia neoscolastica edita dalla Università Cattolica di Milano. Qui Severino ribadisce i temi già proposti in implicita o esplicita risposta alle molte critiche filosofiche che aveva ricevuto dagli ambienti di quella università. Severino rammenta, ad esempio, che Platone, nell'atto in cui salvava il determinato dal nulla, al nulla lo riconsegnava, appunto per quel suo intendere nel tempo l'essere determinato. Si potrebbe tuttavia obiettare che in Platone anche la temporale è differenziato, essendo le idee eterne ma diverse. In effetti, più avanti, Severino amplia la sua critica alla dottrina di Platone. Contestando anche la teoria dei generi sommi che Platone ricavava dal parricidio operato su Parmenide, che qui Severino definisce l'acme del pensiero occidentale alla base della ragione alienata posteriore. La dottrina platonica dei generi sommi separa infatti l'essere dalla identità e dall'alterità. Ogni idea platonica è, ma è anche identica a sé e diversa dalle altre. Tuttavia, dice Severino, cioè contraddittorio e dogmatico, poiché l'essere è il positivo e non si può quindi separare essere e identità. Una separazione che però occorre commentare, Platone non aveva assolutizzato, ponendo tra i cinque generi sommi, oltre a essere identità e diversità, anche la quiete della propria identità e il movimento che ogni idea manifesta verso le altre idee o forme pure d'essere. In ogni caso, nell'interpretazione di Severino, Platone diventa per la filosofia occidentale colui che ha sterilizzato la nullificazione parmenidea del concreto, anche se egli Platone non è riuscito davvero in questo intento. Peraltro, Severino qui si chiede, correggendo in parte ciò che aveva detto in Ritornare a Parmenide. Se un'attenta lettura del poema di Parmenide non mostri in realtà un sostanziale silenzio del filosofo di Elea sulla realtà del divenire, né si è davvero certi che gli abbia negato l'esistenza del molteplice, sembra quindi che la filosofia di Severino si candidi a rappresentare quel necessario completamento alle verità poste da Parmenide, scrutando ciò che lo stesso Parmenide non aveva potuto indagare. Anche il tomismo per Severino segue l'errore platonico o ragione alienata, come gli la chiama, perché come Platone attribuisce solo alla forma pura il vero essere, e non a tutto ciò che esiste, poiché per San Tommaso l'esistenza è necessariamente unita solo a Dio. Severino dice anzi che l'identità tomistica di essenza ed esistenza in Dio è la più radicale mistificazione della verità dell'essere. Severino ribadisce poi che per lui ogni ordine ogni ente è eterno secondo il proprio modo di esistenza, ideale, reale, illusorio, vero, fantastico, eccetera. Sono eterne anche le cose che non appaiono se esistono. L'esistenza è infatti da considerarsi in senso stretto un puro non essere un nulla e non bisogna identificarla con il modo di esistere degli enti naturali. Ne deriva quindi che per Severino l'esistenza non è un predicato di fatto, ma una necessità. Detto in altri termini, Cosa che Severino fa citando la struttura originaria, il principio di non contraddizione implica l'identità dell'essenza e dell'esistenza. Se c'è qualcosa, il suo essere dimostra che è necessario che ci sia. Colché viene dunque affermato un preformismo logico ontologico assoluto, molto simile a quello del pluralismo deterministico di Leibniz, il quale faceva dell'individuo, della monade, il sostrato di uno sviluppo necessario, per cui dal concetto di un individuo è possibile dedurre per Leibniz tutto ciò che lo riguarda. Se poi ci si chiede, con lo stesso Leibniz e con Heidegger, perché ci sia l'essere e non il nulla, tale quesito è per Severino insensato. L'essere degli enti è un immediato e una verità originaria. Su cui scrive Severino non si può interrogare perché anche l'interrogazione è un modo di negarla. La soluzione creazionista, dice espressamente Severino in una lunga e densa nota dedicata alle critiche che gli aveva rivolto il suo antico maestro Bontadini, la soluzione creazionistica si diceva è illusoria, perché non può esistere alcuna potenza che crei o distrugga l'essere. Il Dio creatore viene da Severino definito un ente assurdo immaginato dalla ragione alienata. Anche perché il divenire, che è un'evidenza, è solo apparentemente contraddittorio e non ha quindi bisogno di un essere supremo che lo renda coerente. Infatti, argomenta Severino, a noi non appare propriamente che un evento passato o un foglio bruciato siano diventati un nulla, ma soltanto che essi non appaiono più. Il logo esige l'immutabilità dell'essere. E effettivamente, l'apparire non attesta che l'ente esca e ritorni nel nulla, ma solo che appare e scompare, rimanendo intatto il suo essere. Nel corso dell'argomentazione, Severino, citando un passo del suo Filosofia della Prassi del 1962, esprime anche con chiarezza il suo ferreo metodo filosofico deduttivo. Se due verità primarie, e gli dice. In questo caso l'eternità dell'essere e l'esistenza del divenire sembrano contraddittorie, si tratta, scrive Severino, allora di smascherare quell'elemento x eterogeneo alla struttura originaria della verità, e cioè attinto da forme di convinzioni che su tale struttura non si appoggiano, che provoca l'apparente contraddizione. Né bisogna vacillare se non si riesce a trovare la soluzione, dal momento che il pensiero umano potrebbe avere difficoltà nel reperire tale x. Non per questo, scrive Severino, si dovrebbe abbandonare ciò che non può essere abbandonato, cioè le verità primarie. Il divenire correttamente inteso è dunque per Severino, come egli scrive, il processo della rivelazione dell'immutabile. L'immanentismo ateo moderno compie, a sua volta, un errore uguale e contrario al creazionismo, poiché assolutizza un divenire inteso come passaggio dall'essere al nulla o dal nulla all'essere. Severino dirà infatti, più avanti, di approvare la rivolta della filosofia contemporanea contro l'assoluto teologico, che è assurdo, perché nega la pienezza d'essere del particolare e della sua storia additiva. Questo effettivo incremento dell'essere, gli scrive, sarebbe impossibile se l'essere fosse già tutto realizzato nella realtà immutabile. Ma d'altra parte l'immanentismo moderno sbaglia nel continuare a contrapporre divenire e immutabile. E a concepire possibile l'annichilimento degli enti. Ne vale secondo Severino l'obiezione secondo cui lo stesso apparire dell'ente ora sia e poi, scomparso l'ente, non sia. È sempre una questione di apparire, fai di notare, e non di essere, poiché l'intera sequenza dell'apparire e scomparire è, non è un nulla. Insomma, spiega Severino, qualcosa può apparire solo se appare il suo apparire. Per cui, ciò che davvero avviene è, gli scrive, che l'apparire di questo corpo prima appaia e poi non appaia. Vale a dire, in definitiva, che l'apparire ha sempre come contenuto anche se stesso. Si noti all'atere che nel trattare questa apparente aporia, Severino fa un cenno ad una concezione idealistica del suo filosofare, poiché equipara l'apparire alla coscienza al pensiero al soggetto. L'apparire del divenire è, dice Severino, una forma di autocoscienza. Lo aveva già fatto all'inizio della struttura originaria, mentre all'inizio di ritornare a Parmenide aveva contestato l'idea che il pensiero greco arcaico fosse ingenuamente realista cioè vedesse l'essere ma non vedesse il suo pensare l'essere. Resta il fatto che questo idealismo resta qui solo accennato. Tornando alla questione cruciale e centrale del divenire, in una densa nota, Severino precisa anche che l'apparire del divenire che egli chiama anche apparire trascendentale, è statico, non diviene a sua volta. Lo scenario in cui si mostrano delle nubi, e poi la pioggia, e poi il ritorno del sereno, rimane infatti fisso. Si potrebbe anche dire che è una forma superiore di autocoscienza che fa da contenitore all'autocoscienza del singolo apparire. So che qualcosa è cambiato e so che è cambiato in un dato contesto. L'apparire del divenire può però essere il divenire di un altro divenire. Quegli eventi possono cioè diventare un ricordo, quello scenario può essere relativizzato ad una serie di stati d'animo che lo contengono, come momento transitorio. Vi è però al di là di ogni divenire un'ultima dimensione che è l'orizzonte totale dell'apparire, il quale, come tale, non può mai apparire interamente e non diviene, essendo la pura necessità ed eternità dell'essere. Tutto ciò tra l'altro viene presentato anche come una risposta alla classica domanda già evocata relativa al nulla in luogo dell'essere, perché ci sono le cose. Ora, se si suppone che sarebbe potuto non apparire nulla, si considera dunque, dice Severino, che l'orizzonte totale dell'apparire sia un nulla, ma ciò è chiaramente falso, perché esso c'è e noi ne stiamo parlando. Né lo spettacolo dell'essere cesserà mai, per gli stessi motivi. Scrive Severino, l'immutabile si rivela necessariamente nell'apparire attuale. Tutto è eterno. E il divenire è il comparire e lo sparire delle membra dell'Eterno. E il loro entrare e uscire dalla luce dell'apparire. Tra l'altro Severino qui ammette che ciò non vale per le singole determinazioni, che potevano non apparire. Il che, abbiamo visto, è escluso per l'orizzonte totale dell'apparire. Sembra anche che tra apparire, che non è dunque ferreamente necessario, ed essere, ci sia uno iato, una distanza, il quale si annulla nel caso della totalità delle determinazioni. Sono queste delle oscillazioni nel suo determinismo, su cui Severino avrà modo di ritornare nelle opere successive. E rimane qualche dubbio sul fatto che si sia davvero dimostrata la necessità dell'apparire. Tutto l'interessante argomentare di Severino pare fondato su una sorta di deduzione ex post. Dal momento che l'essere appare, il suo apparire era necessario. Non ci inoltriamo tuttavia qui nelle abissali questioni legate a tutto ciò, chiedendosi ad esempio se la luce o l'apparire, che non coincide con l'essere, avrebbe potuto non manifestarsi, o chiedersi perché si è manifestata e perché quindi l'essere non si è nascosto, e se tutto ciò era davvero necessario. Comunque l'immutabile si rivela, riprende Severino solo in parte e processualmente. Il che implica che la stessa parte che appare, apparendo non assieme al tutto, non si presenta pienamente per quella che è, mancando alla sua apparizione i legami con ciò che non appare per ora. Già in ritornare a Parmenide Severino aveva chiamato ciò la vera differenza ontologica o manifestazione astratta dell'astratto. Per cui si può anche dire che nel manifestarsi l'essere si nasconde, nasconde meglio la sua pienezza. La differenza ontologica è proprio quella tra essere e apparire, tra essere ed esserci, dice Severino. Essa deriva in ultima istanza dalla finitezza della coscienza a cui appare lo spettacolo dell'essere. E i limiti di questa differenza sono definiti da Severino in nota imprevedibili, si sottintende a quella coscienza finita che noi siamo. Ovvero vanno ulteriormente indagati poiché, egli scrive, lasciano prevedere una regione sterminata aperta all'indagine speculativa. In ogni caso, la coscienza finita o apparire attuale è un momento dell'immutabile, anche se Severino deve ammettere che, egli scrive, la comprensione astratta dell'essere comprende astrattamente anche se medesima e non coglie la concreta relazione che la lega al tutto. Questo accenno ad una relativizzazione della capacità veritativa della coscienza non sembra sia stato poi sviluppato adeguatamente da Severino e poteva condurre a forme di metodologia filosofica più problematica invece che alla apodittica che sembra prevalere nella scuola severiniana. Severino comunque approfondisce la questione dell'apparire e precisa che vi è una parte dell'essere o sfondo che deve necessariamente apparire affinché l'apparire stesso si dia. Nella struttura originaria, egli aveva denominato campo persintattico l'insieme di tali elementi e significati o categorie o contenuto trascendentale dell'apparire, le quali sono ad esempio essere, non essere, totalità, apparire, eccetera. Essi assomigliano molto ai generi sommi platonici, anche se Severino precisa che l'elenco non è esaustivo e quindi e gli scrive attualmente non si è in grado di determinare concretamente il contenuto dello sfondo, il che è una ulteriore problematica di cui il post è espressione. Ora le determinazioni che si vanno via via ad aggiungere allo sfondo e che non ne fanno parte sono denominate varianti. Ciò che si può dire è che lo sfondo è eterno, come l'apparire. Lo sfondo si congiunge alle varianti e così, in una certa misura, cambia, dando luogo alla storia. Ma nella totalità dell'essere sono contenuti tutti i particolari, anche quelli che nell'apparire sono contraddittori, come il giorno e la notte. Scrive Severino, nell'essere è cioè eternamente contenuta la storia del mondo finito di vedere l'essere. E quindi sono contenute tutte quelle positività, anche le barbe dei melissiani, che la storia nel suo corso va travolgendo. Per inciso c'è qui anche una risposta alla famosa critica ironica che Bontadini aveva rivolto a Severino, chiedendogli se anche i peli della barba rasati godano della stessa eternità di tutti gli enti. Tuttavia, per Severino, il divenire e la storia non aumentano l'essere, che qui egli chiama anche Dio commentando tra l'altro che già da sempre l'uomo riceve Dio. Si apre qui un'ulteriore problematicità che rende il post scritto un'opera molto interessante. Severino afferma esplicitamente che non si è attualmente in grado di scegliere tra l'ipotesi che le varianti non appaiano necessariamente in rapporto allo sfondo e che quindi l'essere si manifesti liberamente, oppure quella contraria che ne fa una manifestazione necessaria. Severino lucidamente aggiunge che in tale questione ne va dell'essenza umana, che consiste, come detto, nell'apparire dell'essere. Correttamente gli si chiede è essa vicenda umana una storia della necessità o della libertà? Ma la domanda sembra qui rimanere sospesa e senza risposta certa. In ogni caso gli scrive l'uomo ha il compito di diventare Dio. Indiarsi significa praticare il compito infinito di essere l'apparire della totalità dell'essere. Qui Severino si ricollega anche alla lunga tradizione teologica della teosis, che è stata coltivata soprattutto dalla teologia dell'Oriente cristiano, la quale ha privilegiato l'ottimismo imitativo e mistico umano rispetto ai temi della colpa e del peccato che assillano la patristica agostiniana e occidentale. Il poscritto prosegue con una lunga nota metodologica che prende in esame e critica le obiezioni di Bontadini relative soprattutto alla tecnica confutativa o elenctica. Il testo si chiude comunque con un moto d'affetto e di stima nei confronti dell'antico maestro. La prima parte di Assenza del Nichilismo, che si era aperta con Ritornare a Parmenide e il suo poscritto, si conclude con un appendice che è una raccolta di alcuni brevi interventi in convegni e riviste che Severino produsse nella seconda metà degli anni Sessanta e in cui faceva a capolino lo sviluppo metastorico della sua ontologia. In questi contributi, infatti, Severino afferma con tutta chiarezza che mentre la filosofia è il futuro inevitabile dell'umanità, il presente è sotto il segno della Tecne che gli definisce l'insieme delle attività con le quali l'uomo va liberandosi dal dolore e dal limite. La tecnica severinianamente intesa si annuncia fin d'ora quindi non semplicemente come l'applicazione ingegneristica e macchinistica del sapere, ma come una sorta di categoria dello spirito. Egli intende infatti il rapporto tecnica-scienza in senso inverso rispetto a quello prospettato ad esempio da epistemologi come Popper. Per Severino, lungi dall'essere la base primaria e intellettualmente superiore della tecnica, la scienza è, al contrario, al servizio della tecne, né l'arma più potente. E i successi della scienza, gli dice, derivano dalla sua rinuncia alla pienezza veritativa dell'episteme platonica, cioè come gli scrive, dalla sua rinuncia a porsi come verità assoluta e incontrovertibile. Si può discutere su tale visione, poiché è più appare che tale rinuncia alla scienza la operi solo in parte, come emerge dal discorso galileiano sulla differenza tra le qualità, ritenute queste sì insondabili, e gli attributi metrici che invece corrispondono per Galilei alla struttura matematica di quello che egli chiamava il Gran Libro del Mondo, secondo una chiara impostazione di realismo platonico. È vero che gli sviluppi epistemologici contemporanei di cui Severino era avvertito hanno indebolito le pretese realiste di Galilei, ma forme di realismo parziale continuano ad alimentare le teorie odierne della scienza. In ogni caso, Severino scorge nella scienza, come da lui intesa, una contraddizione insanabile. Da un lato promette una costruttività totale, non solo dell'uomo, ma di Dio stesso. Tuttavia la perfezione e la felicità che essa promette e realizza, mancando di senso di verità, poiché del tutto relativa alle procedure stesse della scienza, che sono imperfette per definizione, tale perfezione posticcia, potremmo dire, è destinata a far sentire la felicità assicurata dalla scienza come precaria, generando l'attesa di una catastrofe possibile. Severino prevede che la contraddizione si farà acuta proprio quando la scienza sarà all'apice della sua potenza e il bisogno di verità si farà allora imprescindibile. Di una verità che sia vera, potremmo dire, cioè incontrovertibile e assoluta. Nel breve testo contenuto nell'appendice di una relazione presentata nel 67 a Pisa al Congresso nazionale di filosofia, compare finalmente la parola chiave del titolo del libro, Nichirismo. Vale a dire il nome che Severino dà alla concezione per la quale l'essere non è eterno, ma è produzione, concezione che teologia e tecnica hanno in comune. Fu Platone ad introdurre questa equazione, ad esempio nel convivio. E la storia dell'Occidente viene da Severino dichiarata essere la storia del nichilismo. E gli scrive, nichilismo è infatti affermare che le cose sono niente, che il non niente è niente. Cioè la posizione che deriva logicamente dal considerare gli enti come perituri e mortali. Tutti i bipolarismi del nostro mondo sono perciò per Severino apparenti. E si svolgono e li scrive all'interno della comune alienazione nichilistica dell'Occidente. Forza cultura, religione ateismo, cristianesimo anticristianesimo, metafisica antimetafisica, materialismo spiritualismo, moralismo immoralismo, assolutismo democrazia, capitalismo comunismo, servo padrone, umanesimo tecnicismo. Potremmo commentare che si riproduce qui quella neutralità dell'ontologia severiniana di cui abbiamo già parlato e che rischia di essere una pan-ontologia non metafisicamente significativa. È dubbio che, ad esempio, la coppia concettuale materialismo-spiritualismo sia insignificante o che quella assolutismo-democrazia sia politicamente indifferente. Comunque, Severino conclude dicendo heideggerianamente, ma in un senso diverso rispetto ad Heidegger, che ed iscrive la civiltà delle macchine ha ora il compito di portare a fondo il nichilismo metafisico che culmina nel dominio della produzione e distruzione della totalità dell'essere. L'ultima parte dell'appendice è un attacco brevissimo ma frontale all'umanesimo storicistico. Secondo una prospettiva che sembra figlia di un realismo politico radicale e forse eccessivo la visione nichilistica dell'essere, concepito come produzione, diventa infatti, secondo Severino, immancabilmente una prospettiva di dominazione, che fa della forza l'unica vera ragione della storia. Ciò varrebbe anche per le posizioni etico-politiche che proclamano pari diritti per tutti e dialogo tollerante, ma che, secondo Severino, nascondono in sé la medesima ibris nichilistica dei regimi assolutisti o totalitari. Comincia quindi la seconda parte di Essenza del Nichilismo, che è più propriamente dedicata al tema del nichilismo o oblio dell'essere. Essa si apre con un articolo del 67, Il sentiero del giorno, apparso sul giornale critico della filosofia italiana, la rivista fondata da Gentile e allora diretta dal post-attualista e problematicista Ugo Spirito. Su spirito Severino aveva scritto un breve saggio critico giovanile, ma egli apprezzava le posizioni assunte dal suo critico e ospitò sulla sua rivista diversi contributi di Severino. Il titolo dell'articolo, che è centralissimo fra l'altro nella produzione di Severino, si rifà ad un verso del poema di Parmenide. E in esso si afferma subito che la storia dell'Occidente è data da un'unica era, da un solo esperimento metafisico come lo chiama Severino che oggi si presenta sotto forma di civiltà della tecnica, la quale si avvia a dominare il mondo intero. Sono ancora una volta temi che hanno una chiara origine heideggeriana, ma che Severino dichiara di voler declinare diversamente da un certo decadentismo di Heidegger. Questo estremo allontanamento dal vero senso dell'essere non impedisce infatti che si custodisca la possibilità di un'età nuova, il sentiero del giorno, appunto. Questo esperimento metafisico occidentale cominciò con Platone che creò quello che Severino chiama il mondo, nel senso di entità intermedia tra l'essere e il nulla, e luogo della produzione e della distruzione degli enti. Platone creò anche il divino, in quanto essere privilegiato dotato di immutabilità. Ed è per questo che la metafisica tradizionale, che identifica le cose col nulla, va alla ricerca dell'ente assoluto. Tuttavia, l'annuncio nicciano che Dio è morto è oggi saputo dall'Occidente, senza che però se ne sappiano davvero le cause. Anzi, con Nietzsche l'uomo diventa il creatore delle cose e la tecnica diventa Dio. Non ci si rende conto che si resta così dentro al mondo platonico delle produzioni, anzi, della produzione dello stesso superuomo, che, dice Severino, con una certa preveggenza, biologia e cibernetica si avviano a fare. Quanto all'Oriente, molto interessante questo elemento: Severino non vede in esso una reale alternativa all'Occidente, poiché è rimasto ad uno stadio prefilosofico, non avendo l'Oriente intravisto né il sentiero metafisico e nichilistico della notte né il sentiero del giorno, che rispetta l'eternità dell'essere, entrambi evocati da Parmenide. Scrive Severino: L'Oriente non si era salvato, non si era neanche ancora perduto. Ma oggi, soggiacendo alla pervasività della tecnica, si avvia anch'esso a divenire come l'Occidente. Non sappiamo bene, però, precisa Severino, quale fosse l'esistenza pre-metafisica, come l'uomo mitico e primitivo guardasse al divenire, sebbene noi intuiamo che egli non lo facesse in senso mondano nichilistico Non solo, nota Severino, potrebbe anche darsi che l'essere si manifesti alla coscienza primitiva in forme diverse dall'apparire attuale e che i linguaggi primitivi lo esprimano a loro modo. Tuttavia lo sfondo dell'apparire e in particolare l'essere e il suo non essere nulla sono necessariamente comuni ad ogni linguaggio possibile. Per cui lo spettacolo dell'essere rimane il medesimo per ogni forma umana. L'uomo, scrive Severino, è l'eterno apparire della verità dell'essere. L'Occidente aveva cominciato con i presocratici a testimoniare la verità di questo spettacolo, per poi però svicolare verso la metafisica, mentre il pensiero primitivo e mitico, dal canto suo, resta per noi indecifrabile, poiché si pone al di qua di tale testimonianza. L'ambiguità del pensiero primitivo non è quindi risolvibile da una nostra ermeneutica, che finirebbe sempre per stravolgerla e ricondurla a parametri linguistici estrinseci. E la forza evocatrice del linguaggio non metafisico sta appunto, scrive Severino, nella sua essenziale ambiguità. L'Occidente, dal canto suo, imboccando la via metafisica, ha dimostrato di non saper raccogliere il sacro. Nelle sue ultime manifestazioni, Kierkegaard-Nietzsche, in Occidente la vicenda umana viene ricondotta a fede soggettiva, esistenziale e religiosa, in Kierkegaard, immanentistica, in Nietzsche. Severino rivendica invece una dimensione collettiva e storicistica dell'esperienza umana, poiché, gli scrive, la storia dei popoli determina la misura del rapporto dell'uomo con l'essere. Emergono qui i primi frammenti della filosofia cosmica della storia che Severino elabora. Intanto gli dice l'individuo ha a che fare con tutta la storia dell'apparire dell'essere, anche con il più lontano futuro o passato. Quindi con tutte le modalità con cui l'umanità incontra il sacro. Qui Severino procede solo per cenni, anticipando elementi di un discorso che li svilupperà nei decenni successivi. In nota si accenna infatti a un'altra tesi tipicamente severiniana, vale a dire che l'esistenza di altre coscienze e altre esperienze non è provata, non è certa, né il suo contenuto è manifesto. Qui egli la chiama una verità possibile, e questa possibilità rende sensata la relazione tra singolo e storia dei popoli. In ogni caso, la coscienza trascendentale, cioè l'io, non è una determinazione empirica, ma, scrive Severino, l'attuale ed eterno apparire dell'essere. Il filosofo, sembra poi dire Severino, è l'individuo empirico che più si avvicina alla coscienza trascendentale e può guidare quello che egli definisce il compimento dell'apparire dell'essere. Kierkegaard non ha quindi compreso, scrive Severino, che l'impegno per l'universale e l'oggettivo è allora il più radicale impegno esistenziale e soggettivo. In Controluce si pone allora il tema della emancipazione, della escatologia, della profezia storica. Non a caso, infatti, Severino cita subito il marxismo come esempio di filosofia del futuro posta però su basi sbagliate e identiche al suo nemico capitalismo. Essi sono soltanto due modalità opposte di organizzare la produzione. Ma Severino, in luogo di un ritiro prudente nell'incertezza verso il futuro che quasi tutti i filosofi contemporanei praticano, in gran parte a causa delle falle che le brutture del socialismo reale hanno prodotto sull'escatologia marxiana, Severino propone, invece, con coraggio estremo e forse da solo, nell'intero panorama filosofico attuale, una filosofia forte del futuro. Il filosofo gli scrive Guida i millenni della navigazione del mondo, predispone la casa futura degli uomini. Platone ha preparato l'era della notte e il cristianesimo ha proseguito questo lavoro, facendo ulteriormente prevalere la metafisica sul sacro. C'è però attualmente, scrive Severino, un pensiero che è sapere assoluto, incontrovertibile, negazione di ogni presupposto, vera episteme, luogo e custode della verità vale a dire la prosecuzione che Severino dà della indagine iniziata da Parmenide. Il resto della storia della filosofia è Doxa che pretende di essere verità e che quindi si converte in Hubris. A questo punto si apre un discorso complesso con diverse punte di oscurità, in cui Severino riprende alcuni temi de la struttura originaria e di studi di filosofia della prassi legati alle questioni della possibilità della libertà, del linguaggio, del sacro. Quanto al linguaggio, Severino conferma il suo logicismo e accenna ad una radicale convenzionalità dei linguaggi, che li rende implicitamente una sorta di involucro deformante della verità logica, la quale, in modo altrettanto implicito, è una sorta di rispecchiamento della pura realtà. La cosiddetta svolta linguistica ed ermeneutica della filosofia contemporanea sarebbe dunque estranea alla posizione di Severino, che sembra anzi fare della pura logica una sorta di linguaggio oggetto originario e non deformante. Quanto alla possibilità o libertà, essa non può consistere per Severino nel nulla sartriano, cioè nella capacità di creare se stessi e le cose. Nella sfera dell'essere non si danno né libertà né possibilità. Anzi, sembra che Severino dipinga qui l'essere come l'insieme di tutti i compossibili. Dice infatti che io vivo eternamente tutte le vite che avrei potuto vivere, ma nell'apparire entra solamente questa vita che vivo. Quindi la possibilità non appartiene all'essere, ma sta nell'apparire dell'essere. Dunque nel problema già sollevato in precedenza, nel poscritto a ritornare a Parmenide, che riguarda la possibilità che le singole cose che appaiono avrebbero potuto non apparire. Anche se ciò non è un'evidenza, afferma Severino, bensì una possibilità logica. Ma per ora la questione non viene ulteriormente indagata. Severino sembra anche suggerire che il cristianesimo, come fenomeno storico, vada reinterpretato alla luce del linguaggio del giorno e che quindi sia possibile conciliare in un linguaggio diurno purissimo l'incarnazione divina e l'eternità degli assenti. Anche perché il pensiero della verità... O discorso del giorno, anch'esso vive una sua contraddizione, chiamata contraddizione C nella struttura originaria. Vale a dire che, siccome l'essere è apparire diveniente, appare solo la forma del tutto e non interamente insieme il suo ricco contenuto. L'uomo, il luogo dell'apparire, è perciò privo della capacità di dire il tutto concreto. E rispetto al sacro, cioè il mistero dell'essere nella sua interezza, deve fare una scelta fideistica, poiché anche il non avere una fede tradizionale è fede che la verità possa liberarci dalla contraddizione C. Sembrerebbe quindi che ci sia una fede logica che prevale sulle irrazionali fedi religiose tradizionali. In ogni caso qui si dice e si ribadisce che tutto ciò non può che avere anche una dimensione storica. Con la tecnica la metafisica è diventata prassi, una civiltà. L'avvento della verità comporterà di necessità il superamento lo scomparire della civiltà occidentale, di cui pure Severino dichiara come individuo empirico di sentirsi figlio. Se questo davvero accadrà, non è dato saperlo, ma appare improbabile che l'alienazione trionfi indefinitamente. Come per il capitalismo in Marx, occorre comunque che il nichilismo si compia interamente, prima che si possa avere una civiltà del giorno. E ogni forza storica che si è manifestata nell'Occidente è nichilistica. Cultura, chiesa, impero, stati, scienza, tecnica. Tramite la teologia, il diritto, la politica, la poesia, la scienza, la storiografia, tali forze storiche muovono le masse. L'Occidente, in definitiva, scrive Severino, è la Repubblica fondata da Platone. La metafisica e la tecnica hanno infatti conquistato tutti gli ambiti, anche quelli poetici. La poesia di Dante e di Goethe, fa notare Severino, è intrisa di metafisica. La tecnica ha demitizzato il mondo, ristrutturato il senso comune. Come Pasolini, Severino fa notare che la civiltà della tecnica ha sommerso tutti i linguaggi ambigui e prende congedo da ogni tradizione. Il bene di consumo diventa la nichilistica categoria trascendentale dell'essere. Ciò significa però che anche le lamentazioni spiritualistiche, che Severino considera tali cristianesimo e comunismo, soccombono di fronte alla promessa tecnica di liberare l'uomo dal dolore. E ciò detto in anni di marxismo trionfante sono davvero interessante e profetico. Tutto questo conduce comunque Severino a ricordare che ciò che si basa sulla tecne è fragile ed ipotetico, e quindi può crollare in ogni momento, soprattutto sotto l'urgenza della domanda. Che cos'è davvero la verità? Ma come Marx non intendeva scrivere ricette per le osterie del futuro, anche Severino conclude scrivendo che non si deve domandare come si svolgerà la vita dell'uomo lungo il sentiero del giorno. Egli è però convinto che si veda all'orizzonte l'immensa forza filosofica delle azioni tecnostoriche attuali e dunque la complementare crescente necessità di filosofia veritativa. Seguono alcune interessanti precisazioni strettamente filosofiche, e cioè che l'apparire è distinto dall'essere in quanto è un'attività e coincide quindi con l'io trascendentale. Esso è quindi appunto un evento trascendentale eterno poiché è il contenitore di ciò che compare e non può a sua volta divenire. Corpo e sentimenti sono apparizioni e l'apparizione dell'essere non ne dipende. Come si vede, si tratta di un idealismo non formale né creatore, alla Fichte, che quindi assume l'essere come primario, una sorta di ideal realismo. Quanto alla scienza, Severino qui va oltre la sua derivazione dalla Tecne e ne propone un'epistemologia intrinsecamente prassistica, negandole ogni aspirazione teoretica, dicendo infatti che essa non ha come fine la comprensione, ma la trasformazione del mondo. Anche qui si potrebbe obiettare che la scienza antica fosse teoretica e che anche la scienza moderna ha una sua dimensione fondamentale di base, che prescinde da preoccupazioni eminentemente pratiche. Però è vero che con l'attuale teconoscenza, effettivamente i due livelli si stanno mescolando. Che poi si tratti di forme di sapere ipotetiche è cosa che già Platone riconosceva, ma non in quanto le scienze rinuncino ad aspirazioni epistemiche. Per Platone, la geometria è pur sempre una episteme, sebbene si serva di postulati. In ogni caso, al di là di queste note critiche, per Severino la scienza non pone poi la questione dell'apparire e si concentra su fenomeni specifici. Dal canto suo l'idealismo di Gentile, che portava a compimento la strada iniziata da Kant e Fichte, ha chiarito la natura trascendentale dell'apparire. Per cui, come già per Bontadini, Gentile è un filosofo molto apprezzato da Severino, che però gli rimprovera ugualmente di aver fatto dell'io trascendentale una nichilistica potenza creatrice, cioè una sorta di iperidealismo che Severino non sembra disponibile a perseguire. Questo suggestivo e per certi versi profetico saggio del 67 ebbe un seguito l'anno dopo, sempre sulla rivista di Spirito, con l'articolo dal titolo La terra e l'essenza dell'uomo, col quale prosegue il testo di Essenza del nichilismo. Qui Severino esordisce confermando che la metafisica è nichilistica e dunque l'Occidente non ha i mezzi culturali per porre dei limiti a quella che egli definisce l'aggressione dell'ente che la tecnica va portando sempre più a fondo. Riprendendo poi il tema della necessità dell'apparire trascendentale, Severino aggiunge che se ne deve affermare anche l'eternità, poiché se nulla apparisse più, l'apparire diverrebbe niente e ciò è impossibile. Dunque, scrive Severino, l'essere è destinato ad apparire. In questa destinazione risiede l'essenza dell'uomo, per cui anima, mente e coscienza sono l'apparire dell'essere. Scrive ancora Severino, l'uomo è il luogo in cui l'eterno eternamente si manifesta. Ora l'idealismo filosofico eternizza il soggetto, ma rendendolo privilegiato rispetto agli enti. Al contrario, la tecnica lo equipara ad ogni altro ente temporaneo, quindi anch'esso reso manipolabile. I limiti evidenti di teologia e idealismo giustificano la pretesa della tecnica di forgiare l'immortale. In questo modo, scrive Severino, la tecnica ha trasformato tutto ciò che appare, i costumi dei popoli, le case, le piante, le stelle, in uno spettacolo della perdizione. La filosofia è invece l'ascolto della verità eterna, che è poi l'essenza dell'uomo. La volontà, che teologia e tecnica concepiscono parimenti come creatività, va invece intesa come, e descrive, ciò che conduce l'essere nell'apparire. Non è però chiaro se qui si tratti di un'azione e di chi, e come ciò si concili con la già dimostrata necessità dell'apparire. Quando Severino conclude questa disamina in parte oscura, dicendo che il voluto è così lo stesso organismo totale di ciò che appare, sembra identificare volontà e necessità. Ma con un linguaggio che qui si fa allusivo, Severino dice che la verità ha voluto la terra. Cioè sembra di capire l'essere si è dato come pensabile. Severino definisce appunto tale darsi come la terra. Tuttavia il pensiero dell'essere o la filosofia, che non considera la terra, cioè il darsi dell'essere, il darsi come pensabile dell'essere, non la considera separata dalla verità, la filosofia è solitamente negletta, poiché gli uomini tendono a ritenere che la terra sia un apparire finito ovvero praticano ciò che Severino chiama fede nell'errore o isolamento della terra dalla verità, che effettivamente prevale nella vita quotidiana, nella politica, nell'arte, nella scienza, nelle filosofie parziali. L'errore e la fede in questa terra isolata si insinuano poiché, essendo la terra sollevata dallo sfondo, essendoci cioè dei pensanti, sembra di capire, distinti dalle pure cose, si finisce per sradicare completamente i legami della Terra con lo sfondo, di questa Terra che si è sollevata dallo sfondo, secondo un meccanismo psicologico abbastanza comprensibile, che tende ad autonomizzare tutto ciò che si staglia dallo sfondo, e quindi ponendo la Terra isolata come la sola realtà davvero esistente. E in questo modo si compie l'errore cruciale, cioè gli uomini diventano immortali chiarito questo snodo importantissimo, si comprende come la civiltà della tecnica indubbiamente risolva molti dei problemi che l'uomo primitivo non sa risolvere. Tuttavia, in quanto succedanea della metafisica che aveva reso la terra isolata, la tecnica rende l'uomo ancora più fragile e solo, del tutto mortale. E anche quando la tecnica rendesse l'uomo immortale, praticamente, l'essenza originaria umana rimarrebbe comunque mortale. Esiste però una salvezza, afferma Severino, che non consiste, alla maniera di Schopenhauer, nel rifiuto della volontà o addirittura nel suicidio, poiché questi sono rifiuti dell'essere. Una salvezza che è collettiva e storica. L'individuo, infatti, non può salvarsi da solo, ma può divenire, scrive Severino, il buon pastore che mostra ai popoli il sentiero del giorno. Ciò comporta, in primo luogo, che gli uomini si sentano immortali e non identifichino la loro esistenza con quella biologica, che è una identificazione ideologica prodotta dalla volontà di morte che pervade la terra isolata. Cosa voglia dire ciò? Cos'altro se ne possa dedurre? Come sia possibile considerare il corpo diversamente da come facciamo adesso? Rimane però ancora un enigma, sembra però qui costretto a concludere Severino. La seconda parte di Essenza del Nichilismo si chiude con due interventi in convegni tenuti alla Sapienza di Roma nel 69 e nel 70. Il primo, sul significato della morte di Dio, tocca anche temi storico-politici e fa giustamente notare il ricorrente tentativo di contestazione globale della società costituita che lega con un filo comune le eresie medievali, le utopie moderne, il superuomo di Nietzsche, la critica di Heidegger alla tecnica, il dissolvimento della tradizione da parte della tecnica, i movimenti del 68. Ma tali contestazioni restano per Severino inscritte nell'orizzonte dell'ontologia nichilistica occidentale. La contestazione studentesca e in marcuse, infatti, in fondo vogliono rendere più efficiente il sistema tecnoproduttivo. Anche il cristianesimo, sia a sua volta alleato col mondo, cioè con la metafisica, ancor più dopo la svolta conciliare. Ma quando il mondo, cioè la visione nichilistica dell'essere tramonterà, conclude Severino, il senso del linguaggio premetafisico ridiventa disponibile e gli scrive per una interpretazione ancora intentata. Nel secondo contributo all'inazione e salvezza della verità sembra riemergere, sebbene espressa in modo criptico, la proposta severiniana di un'interpretazione del messaggio cristiano in modo non creazionistico, dunque non nichilistico. A quell'epoca infatti Severino stava subendo un vero e proprio processo teologico presso il Sant'Uffizio, processo che si concluderà con la sua condanna e la relativa esclusione dall'insegnamento nell'Università Cattolica di Milano. Una lunga e densa risposta ai documenti emessi dal Sant'Uffizio contro di lui fa infatti parte della terza sezione di Essenza del Nichirismo. Qui essa è preceduta dall'articolo Risposta ai critici che, nel 68, Severino aveva pubblicato sulla rivista di filosofia neoscolastica, esaminando le obiezioni filosofiche mosse mossegli dagli ambienti della rivista e dell'Università Cattolica. Qui Severino fa notare come il suo antico maestro Bontadini abbia in fondo accettato alcune delle dimostrazioni logiche contenute in ritornare a Parmenide, ma non ne abbia tratto le necessarie conseguenze, rimanendo ancorato ad una concezione creazionistica. D'altro canto Severino afferma che il noto esegeta aristotelico Berti ed altri sbagliano nell'attribuirgli la negazione del divenire. Egli dichiara di non negare il divenire, ma la sua interpretazione nichilistica, anche perché fa notare che, e gli scrive, l'uscire e il ritornare nel nulla da parte degli enti non è constatabile, cioè non appare. Il contributo contiene anche un interessante ma breve approfondimento sulla natura dell'individuo. Sulla scorta delle critiche di Bontadini, Severino afferma che l'individuo, ad esempio Socrate, è un'essenza, che è eternamente reale in una molteplicità di determinazioni eterne, le quali compaiono uno alla volta: stare seduto, stare in piedi, invecchiare, eccetera. Scrive Severino, la successione è un fatto e il ventaglio potrebbe tutto insieme comparire, il passato insieme al presente e al futuro. Notiamo criticamente che però qui non viene ancora chiarito come si determinino le singole essenze e come esse si separino dal tutto. Nella terza sezione segue Risposta alla Chiesa, uscita nel 71 sulla rivista diretta da Ugo Spirito. Si tratta di un saggio molto lungo e sofferto, che con ciò testimonia la difficoltà del passaggio esistenziale che ci fu nella persona di Severino, educata e cresciuta nel solco del Cristianesimo. Severino esordisce col dire che la condanna nei suoi confronti operata dalla Chiesa non è sorprendente. Perché essa, Chiesa, è costretta dalla sua natura politica e sociale ad entrare in compromesso con la concezione metafisica del mondo e quindi ad innestare nel mondo stesso l'elemento soprannaturale di cui si ritiene depositaria. Uno dei punti deboli della condanna sta quindi nel fatto che la Chiesa vuole tomisticamente conciliare la fede con la ragione, ma intesa in senso scientifico e metafisico, quindi coincidente con un'altra fede, secondo Severino. Il Santo Uffizio rimprovera a Severino un'intolleranza nei confronti della fede, poiché egli non accetterebbe la possibilità che essa fede possa giudicare la filosofia. Argomenta Severino che l'intera concezione tomistica del rapporto fede- ragione, e quindi la posizione ufficiale della Chiesa relativa a questo punto, è effettuata dal punto di vista della fede. In effetti la Chiesa ha riconosciuto alla ragione solo quell'autonomia che può essere consentita all'interno dei limiti posti dalla fede. Tale posizione fa notare Severino è piena di aporie sia teoriche che pratiche. Ad esempio, in questo modo la fede viene a comportarsi come una sorta di superfilosofia, cioè un'agnosi, che stabilisce essa i confini fra ragione e fede e pretende di fatto di giudicare la ragione. Nel corso della sua analisi, Severino cita spesso anche Cornelio Fabro, cioè il teologo cattolico che ha ispirato la condanna del Sant'Uffizio e che aveva nelle sue opere spesso accusato Severino di ateismo e immanentismo. Severino respinge queste accuse e fa notare come l'immanentismo, ad esempio di Spinoza, non differisca dal creazionismo, poiché in esso occorre che vi sia una forza produttiva, una natura naturans che produca gli enti. Egli ha poi buon gioco nel ricordare la sua concezione del divenire come manifestazione parziale del tutto immutabile, ben diversa dal naturalismo moderno. Non nega però Severino che la sua posizione sia distante da quella dell'ontologia cristiana creazionistica e trascendente, e che quindi nella sua filosofia non ci sia spazio per un dualismo ontologico. Ma ciò non significa altro, conclude Severino, che il tramonto della fede cristiana, a cui stiamo assistendo, Ponga davvero per la prima volta quello che egli chiama il problema del cristianesimo. Ed egli quindi si pronuncia per una nuova interpretazione del cristianesimo, di cui la sua filosofia costituisca una guida. L'essenza del nichilismo, infine, si chiude con un appendice che contiene un articolo comparso nel 1963 sulla rivista di filosofia neoscolastica dedicato ad Anassimandro. Il contributo fa di Anassimandro un precursore di Parmenide attraverso la mediazione di Eraclito e quindi introduce una tendenziale unitarietà del pensiero presocratico che poi sarebbe stato tradito dalla metafisica platonico-aristotelica. Vi è poi una parte aggiunta nella nuova edizione, costituita dalla relazione, titolata Aleteia, ad un convegno universitario tenutosi a Padova nel 1980. Relazione che è stata infine inserita probabilmente per farle svolgere il ruolo di ponte di collegamento fra essenza del nichilismo e i successivi sviluppi del pensiero severiniano.